Buongiorno, ben ritrovati con le fonti TV. Venite anche oggi ad abbeverarvi alle fonti dell'informazione a 360 gradi. L'ospite che sto per presentarvi è una mia vecchia conoscenza, anche se non posso dire altrettanto delle frequentazioni. Credo che forse ci siamo incrociati due volte in vita nostra, anche se a distanza, e di fatto abbiamo cominciato a collaborare. Nel senso che io mi sono rivolto a lui per le consulenze già all'inizio degli anni 90, quando, grazie all'affacciarsi sul mercato della concorrenza televisiva privata, i network di Silvio Berlusconi, il mercato televisivo si è aperto e sono cominciate le rilevazioni sugli ascolti televisivi. Adesso sembra di parlare di preistoria, ma all'epoca fu una mezza rivoluzione. Si era passati dal mitico indice di gradimento che aveva solo la RAI quando c'era solo la RAI e che era un sistema, la faccio breve, che si basava su telefonate quando c'erano poi le linee fisse, perché adesso col mobile lo saprete, ma insomma, le linee fisse per valutare quale fosse l'impatto all'epoca di un programma televisivo. Fate conto, per chi se lo ricorda, il Rischiatutto di Mike Bongiorno, il primo telequiz, non di Mike Bongiorno che aveva cominciato molto prima, ma di impatto popolare con indice di gradimento oltre il 90. Del resto c'erano due canali all'epoca, non è che uno potesse molto scegliere. Poi è arrivata la concorrenza privata, è stato rivisto il sistema di rilevazione, è nato l'Auditel, poi oggi Auditel o rilevazione di ascolti vuol dire tutto e non vuol dire niente. Nel momento in cui tutti noi usufruiamo di contenuti attraverso piattaforme diverse, guardiamo la TV sul telefonino, non la guardiamo attraverso il televisore di casa, sul televisore di casa arrivano le piattaforme OTT, over the top di TIMvision, di Amazon Prime, di Netflix, poi c'è Sky. Soggetto che è arrivato agli inizi degli anni 2000 in Italia, 2003, ottenendo una posizione di fatto di monopolio sul mercato. E poi ci sono i contenuti che vengono veicolati dentro tutto questo ambaradan, che sono spesso i soliti. Diciamo, se io guardo alla Rai, vedo tante fiction, vedo tanti talk show, se guardo alle reti Mediaset, vedo tanti reality. Insieme a tanti talk show, se guardo alla 7 vedo solo quasi talk show. A questo proposito, vi faccio vedere il frammento video, audio video, di una mia intervista in pubblico al presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, al quale a un certo punto ho chiesto se lui guardasse la TV, che cosa guardava in TV e soprattutto se era affezionato ai talk show, se li seguiva, li guardava. Stiamo parlando di un'intervista del 2016, 5 anni fa. Guardate cosa mi ha risposto Fedele Confalonieri. Vede i talk show? Non ne posso più dei talk show. C'è troppa chiacchiera, c'è troppo gridare. Guardi, non mi piacciono. Non mi piacciono. Ne vedi un pezzettino, poi scappi. Venivo dal suo. Mi piaceva il suo. Non faccia sviolinate in pubblico che sono. Spero che si sia sentito bene l'audio perché io in cuffia ne avevo due sovrapposti, lo dico per i nostri seguaci, followers o comunque interessati alla conversazione che si sta per avviare con Francesco Siliato. Buongiorno Siliato. Buongiorno, buongiorno, Eccoci. ciao, eccoci qua. Allora, Francesco Siliato, studio Frasi. Allora, di cosa stiamo parlando? Si presenti lei, Siliato. Chi è Siliato e che cosa fa lo studio Frasi? Allora, Francesco Siliato nasce a Siracusa, dove è in questo momento, nel 4 luglio del 1948, ha fatto tante cose, ha insegnato al Politecnico, l'ultima, diciamo, è questa, come ricercatore, ha lo studio Frasi insieme alla compagna e moglie Clelia Pallotta, al figlio Riccardo e ai nostri collaboratori. Lo studio Frasi si occupa di televisione, di media, diciamo, fa analisi di offerta e consumo dei media audiovisivi. Abbiamo iniziato nell'89, quindi siamo antichi, ancora prima
Io ero alla Index, archivio critico dell'informazione, e anche lì quando mia madre mi chiedeva che mestiere facessi, io dicevo leggo i giornali, e lei rispondeva: allora sei impiegato al comune. No, non sono impiegato al comune. E quindi, nato a Siracusa, ho fatto l'università ad Urbino, dove mi sono laureato con una tesi sulla giuscibernetica. Cioè, immaginate che si chiamava cibernetica ancora di informatica. E poi sono andato a Milano, ho lavorato con Alfabeta, ho scritto su Alfabeta, avevamo come index una rubrica giornale dei giornali su Alfabeta, poi l'indice della comunicazione. Quindi insomma sono dentro questo mondo dall'università in avanti, ecco, e quindi stiamo parlando del 1971. Con Antonello Piroso ci siamo incontrati, credo, quando lui aveva una rubrica o comunque scriveva sul Panorama e si occupava appunto di televisione. E lì, diciamo, nasceva Auditel nell'86 e noi ci occupavamo di Auditel, io e Clelia, ancora prima che esistesse Auditel. Cioè sollecitavamo Giulio Malgara, all'epoca presidente dell'UPA, di creare un sistema di rilevazione degli ascolti televisivi che fosse condiviso dal mercato pubblicitario e dagli editori televisivi, perché prima di Auditel c'erano altri sistemi, tra cui quelli che ha ricordato Antonello Piroso, e soprattutto a un certo punto un sistema che si chiamava Istel, e in base a questo, che ognuno gestiva in modo come sempre telefonico, eccetera, l'Istel a un certo punto diceva e forniva dati in cui tutti gli editori, tutte le reti, Rai 1, Canale 5, Rai 2, Italia 1, eccetera, eccetera, avevano milioni di ascoltatori. Facendo la somma veniva fuori che in Italia eravamo 80 milioni quando non arrivavamo a 50. A quel punto un po' i centri media, un po' quegli altri, dicono: no, così non si può andare avanti. Come sapete, i listini pubblicitari sono basati sugli ascolti, su quante persone si paga per costo per contatto, costo per GRP, insomma cose che hanno bisogno di un numero abbastanza certo o meno condiviso. E quindi nacque Auditel sulla spinta anche appunto degli articoli di Clelia su Strategia, giornale specializzato, di miei su Emma, Electronic Mass Media Age, e da allora in poi è stato tutto un occuparsi di dati, cosa che facevamo già come Index con Audipress, eccetera. Questa per farla breve, diciamo. Adesso esistiamo ancora, e lo studio Fradi si occupa ancora di offerta, di analizzare l'offerta e il consumo del mercato dei media. Allora, c'è una certa continuità con l'intervento di ieri, perché ieri abbiamo avuto ospite Alessandra Ghisleri, che con la sua società, sua di suo marito, Euromedia Research, fa ricerca di mercato, sondaggi, e quindi è quel magico mondo dei numeri e delle percentuali, in questo caso ancora più mirati, perché ieri dicevamo che i sondaggi corrono il rischio talvolta di essere influenzati dal modo in cui si pone la domanda. Quindi se io faccio la domanda in un certo modo ho una risposta, altrimenti no, del tipo: se uno viene a chiedermi, è un'ipotesi, ma lei voterebbe una lista dell'ex presidente Giuseppe Conte alle elezioni? Questa è la domanda, lei la voterebbe? E io rispondo: perché no? E quelli mi segnano sì, no? È ovvio che dopo risulta che il partito di Giuseppe Conte alle elezioni potrebbe prendere il 14% dei voti, ma ce ne corre. Nel mestiere che fa Sigliato, lo studio Frasi e i loro colleghi, le rilevazioni sono, almeno ufficialmente, meccaniche. Spiego. L'Auditel quando nasce perché ha un campione di famiglie, mi corregga Sigliato se sbaglio, ha un campione di famiglia che poi progressivamente si è allargato perché è cresciuta anche la popolazione italiana, campione di famiglia che si immagina uno sia fatto dal nord al sud, dalle Alpi alle piramidi, tra i laureati e quelli che non hanno studiato, tra quelli che sono ricchi e quelli che sono poveri, quelli che vivono da soli, quelli che vivono in famiglia, le famiglie con figli, le famiglie senza figli, insomma un campione rappresentativo.
si sono selezionate all'inizio un gruppo di famiglie, un gruppo di utenti, al cui televisore è stato applicato una macchinetta, la quale macchinetta, scusi Sigliato se uso un linguaggio da uomo della strada quale sono, ma così ci capiamo, macchinetta che mandava quello che l'utente stava guardando, compreso i cambi di canale, se c'erano, a un raccoglitore che poi elaborava questi dati e il giorno dopo ti diceva come era andata la serata televisiva la sera prima. Questo fino a quando c'erano 7 reti generaliste. Poi è esploso con i canali digitali e piattaforme, sono esplosi i mezzi, dicevamo, i tablet, i PC, gli smartphone. Scusi Sigliato, ma come fate a capire se un programma viene televisivo, in senso tradizionale, viene visto oppure no? Allora, noi non siamo Auditel, quindi no. Noi analizziamo, noi compriamo i dati Auditel. Quindi ogni giorno alle 9.50, 9.55 riceviamo questi dati via internet, ovviamente con i collegamenti eccetera eccetera. La situazione è questa, con le 7 reti il campione era, all'inizio era composto da poche migliaia di famiglie, poi 6.000, adesso sono più di 10.000. E il sistema funziona così, c'è appunto come dicevi un apparecchio collegato al televisore che raccoglie i dati dalle 2 di notte in avanti, la giornata Auditel non va da mezzanotte a mezzanotte ma va dalle 2 alle 2 della notte, quindi all'1 59 59 secondi che per comodità matematica l'una di notte diventa le 25 59 e 59 in modo che i numeri si possano mettere in fila. Detto questo, quindi ci sono queste famiglie che hanno questo meter e un telecomando a cui corrisponde ogni membro della famiglia. Il numero 1 sarà la mamma, il numero 2 il papà, il numero 3 la nonna, il numero 4 il figlio, il numero 5 il nonno, tutti. C'è persino un tasto ospiti, cioè se io ho un ospite che guarda con me Sanremo come avveniva fino a un paio d'anni fa, quest'anno come sapete con il lockdown gli ospiti sono calati di 1 milione, cioè erano 1,5 milioni l'anno scorso, sono stati 400.000 quest'anno. Quindi un tasto ospiti che dice quanti eravamo. Quindi a quell'ora del mattino, insomma poco prima delle 10, si hanno i risultati di ascolto dei programmi televisivi da televisore. Cosa è avvenuto ancora per complicare le cose? Che il televisore è diventato smart. E quindi il programma televisivo da televisore non è più sufficiente come definizione, perché il televisore può essere collegato a internet e può essere collegato a internet direttamente in quanto smart attraverso l'Xbox, perché il televisore grande 47 pollici e oltre è collegato alle console da videogiochi, le console da videogiochi sono collegate a loro volta a internet o collegabili in sistema chiuso, in sistema aperto, e si trattava di misurare e selezionare tutto questo. E quindi è nata un paio d'anni fa l'Auditel digitale, cioè l'Auditel che monitorizza il consumo di programmi televisivi attraverso le piattaforme internet. Le piattaforme internet che hanno, diciamo, che sono misurate sono quelle degli stessi editori. Perché questo è il problema, diciamo, in questo momento più concreto per capire che cosa si guarda dal televisore. Sigliato, me lo spieghi, Sigliato, me lo spieghi sì. Come se fossi un bambino di 10 anni. Allora, è difficile. Diciamo che, allora, accendo il televisore. Okay. Il televisore si accende sul canale prevalentemente dove avevo spento la sera prima se resto su quel canale non c'è problema. Il meter, cioè questo apparecchio, dice all'Auditel su quale canale sono sintonizzati. Io schiaccio il tasto 1 e dico sono il papà. Allora il papà, cosa sa Auditel del papà? Che è un uomo di una range di età over 65, al nord, al sud, un reddito presunto di classe socio-economica
medio-alta, perché è laureato e perché ha un reddito appunto medio-alto in base alle statistiche ISTAT. Diciamo l'ISTAT fornisce tutti questi parametri dei soggetti che guardano la televisione e che fanno parte del campione Abiter. A quel punto io vado sulla Smart TV, quindi utilizzo il mio televisore per collegarmi a internet e vado su RaiPlay. A quel punto io rimango, come dire, perdo le mie caratteristiche di soggetto, padre, uomo, sud, eccetera, eccetera, e divento un televisore. Cioè il dato che a questo punto Auditel conosce di me è non c'è più. Sa che c'è una Smart TV connessa a un programma, attraverso il RaiPlay, connessa a un programma in diretta o in differita. Quindi se io su RaiPlay mi guardo Montalbano mentre Montalbano è in onda su Rai 1, sono linear. Se invece mi guardo su RaiPlay Montalbano la sera dopo, due giorni dopo, una settimana dopo, sono nell'archivio delle teche Rai, sono on demand. Cioè sto usando, ciao Zingaretti, sto usando il RaiPlay per l'on demand. Questo Auditel riesce a distinguerlo, riesce a distinguere la Smart TV dal tablet, dal PC, dallo smartphone. Non riesce ancora a incrociare il dato di chi c'è davanti. Okay. E fin qui può anche andare, diciamo, come sa anche un bambino di 10 anni, la televisione può essere... diciamo, la pubblicità paga i contatti, quindi si suppone che dentro uno smartphone ci sia una persona sola, davanti a una Smart TV ce ne possono essere invece due a seconda della numerosità della famiglia, eccetera, eccetera. Quindi fin qui diciamo ci si può arrangiare, anche se ovviamente Audi sta studiando l'aggiornamento di queste metriche per arrivare a individuare, cioè a linkare, a matchare quelli che sono i dati dalla divisione da televisore della televisione digitale o satellitare, digitale comunque, diciamo terrestre o satellitare, con quelli che sono i dati da internet. Quello che non si sa, il vero problema in questo momento è che le over the top, quindi Netflix, Amazon Prime, TeamVision, non accettano di fornire i dati del loro consumo e neanche di essere misurati. Allora la base di Auditel per tutti è che l'editore deve accettare la diffusione dei propri dati d'ascolto. Questo anche sul territorio normale, per dire, se Tele Lombardia non vuole che Auditel diffonda i dati di ascolto della Lombardia, questi dati non vengono diffusi. Ma Auditel riconosce quei dati, cioè Auditel sa chi sta guardando qualsiasi programma o rete televisiva sia in onda in quel momento sul televisore e accomuna tutti quelli che non danno il permesso della diffusione dei dati in una voce altre terrestri, altre satellitari. In questo momento, per esempio, come curiosità, la voce altre è quella che è cresciuta di più tra autunno e inverno, proprio per via della pandemia, del lockdown. Molte persone, molte famiglie si collegano con televisioni del territorio, che non sono neanche le grandi locali che invece sono misurate da Auditel, tipo appunto Tele Lombardia, tipo a Vicenza, eccetera. E quindi alla fine questa voce, proprio per l'interesse all'informazione territoriale, sono cresciuti molto anche i TGR della RAI, e più degli altri telegiornali, fa sì che questa voce cresca e che l'audience è misurata. Quello che non è misurato è misurabile senza l'accordo degli editori, dei proprietari, sono gli over the top, sono le varie Netflix, Prime, TeamVision, eccetera. Perché non hanno interesse? Uno, perché alcuni non hanno neanche la pubblicità e quindi in questo momento non devono vendere niente al mercato pubblicitario, devono solo vendere se stessi alle persone, a chi si vuole abbonare. Quindi le campagne sono per far crescere gli abbonamenti. Con internet, col digitale, questi editori sanno benissimo
non solo chi sono i propri abbonati, ma se stanno seguendo e che cosa stanno seguendo. Quindi attivano degli algoritmi di raccomandazione che seguono, le scelte dei propri abbonati e creano degli algoritmi di raccomandazione, per cui a un certo punto, se io mi vado un film con Gary Grant su Netflix, pochi minuti dopo o il giorno dopo mi arriva: guarda, tu hai guardato Gary Grant, c'è un altro film di Gary Grant che potrebbe piacere, oppure un altro algoritmo di raccomandazione: tu hai guardato un film di Gary Grant, guarda che anche un altro ha guardato un film di Gary Grant, quello che ha guardato un film di Gary Grant che hai guardato tu, poi si è guardato quest'altro, perché non provi anche tu? Questo, che meraviglia dei soggetti incredibili. Ecco, posso fare un'osservazione, Francesco? Dunque, sempre alla mia maniera, quindi low profile. Man in the Street. Siamo cresciuti con l'incubo del Grande Fratello, che ci avrebbe controllato, con l'incubo del Grande Fratello e il miraggio del villaggio globale. Diceva un pensatore che Siliato conosce molto meglio di me, tal McLuhan, il villaggio globale, perfetto, ottimo, con questi paradossi che sentite. Allora, gli over the top, Tembision, Amazon, Netflix, non Sky, perché Sky è un'altra cosa, Sky a sua volta sulla piattaforma a cui voi siete abbonati veicola gli over the top, se avete le condizioni, comunque rimanda canali, la Rai, no, ci sono nella piattaforma Sky i canali per cui stai vedendo la Rai su Sky, o stai vedendo le reti Mediaset su Sky, o stai vedendo la 7 su Sky. Poi Sky all'inizio le rilevazioni non le aveva, non le voleva, perché giustamente Sky diceva: ma che mi frega, io devo il mio business sono gli abbonati, devo crescere con gli abbonati, a me, io i film li faccio senza pubblicità, tanto tutti abboni, mi paghi la rata mensile. Poi le cose sono un po' cambiate, giusto Sigliato? Perché Sky, certo, a sua volta ha cominciato a fornire rilevazioni. Anche lì io all'inizio ci capivo un po' poco, perché se mi mandi in onda un programma che può essere Fiorello che fa la rassegna stampa Sky, no? Che va in onda alle 7:30 della mattina, poi però me la replichi più volte sullo stesso canale quello stesso giorno, poi me lo replichi su un altro canale, Sky più 1:24, poi me lo mandi in onda su TV8 che è il canale digitale di Sky, e poi mi dici che sommando queste voci Fiorello ha fatto 5 milioni, era come l'inizio che diceva Siliato, quando all'inizio con le prime rilevazioni negli anni 80 noi non eravamo 50 milioni di abitanti ma 80 milioni, si sommavano alla rinfu. Questo è il primo paradosso. Il secondo paradosso è quello che ci ha detto Siliato: abbiamo il villaggio globale, siamo nell'era del Grande Fratello planetario, conoscono i nostri tic, le nostre abitudini, poi però a livello locale ci sintonizziamo su Tele Lombardia al nord o su Tele Norba, altro grandissimo polo televisivo del centro-sud, e sui telegiornali, dei giornali della Rai, perché ci interessa avere le informazioni di prossimità. Che mi frega di sapere cosa succede a Bruxelles o a Milano se io vivo a Taranto e devo sapere se a Taranto c'è la zona rossa, la zona gialla, la zona arancione, se i ristoranti sono aperti, sono chiusi, solo all'ora di pranzo o a cena. Pensate quindi quante spinte e controspinte in realtà in questa situazione del 2021 abbiamo di fronte. E pensate quindi il povero Siliato con la sua società che devono elaborare tutti questi dati raccolti così, cosa devono fare tutti i giorni, giusto? Giustissimo, giustissimo. Noi appunto poi ci ritroviamo, sono milioni di dati che poi ovviamente ci sono i software che li elaborano attraverso delle nostre query, cioè noi poniamo delle domande e diciamo che cosa hanno visto ieri piuttosto che chi ha visto che cosa. Questo lo facciamo sempre, quotidianamente, perché ci sono anche i profili dei pubblici, quindi noi sappiamo se uomo, noi sempre utilizzando i dati Auditer, che è lui che ci dice che cosa è successo, se è uomo, donna, in quale regione vive. Per esempio Macari, che ha uno share medio, mi pare, del 22-28%. Scusami, ricordiamo la fiction di Rai 1, Macari. La fiction di Macari, ambientata appunto nella spiaggia di Macari, in Sicilia fa il 44%. Lolita Lobosco in Puglia fa il 42%.
Però va benissimo poi anche nel resto d'Italia. In Val d'Aosta fa di più magari il Rocco Scaglione, e così diciamo si combina, però c'è un successo nazionale comunque di questi, anche se sono legati al territorio. Quello che volevo dire è che appunto questa dimensione di rilevazione degli ascolti funziona, è condivisa. Quello che manca è il pezzo degli over the top, perché in questo momento i ragazzi ormai diciamo tutti i nativi digitali, i ragazzi hanno una forte tendenza a guardare, a uscire dalla televisione ed essere sui social. Sui social il discorso è che ci sono i dati di Facebook, di Google, di Twitter, ed è un'altra società che si chiama Talkwalker che li misura, per cui noi Studio Frari sappiamo da Talkwalker, come sappiamo da Auditor per la televisione, di cosa hanno parlato, quindi quante interazioni ci sono state sul Festival di Sanremo, piuttosto che su Amici, sulla partita di calcio. Tenete conto che sui social il calcio è di gran lunga il genere che sviluppa e produce più interazioni di tutte. Correggimi durante... se sbaglio, Francesco, mi risulta che persino per gli abbonamenti Sky la gente si è abbonata a Sky storicamente innanzitutto me lo disse Zappia, l'amministratore delegato, mi confermò un dato che gli chiesi io: ma è vero che il 70% degli abbonati Sky si abbona per vedere il calcio, neanche lo sport, il calcio, poi sì, si assommano gli altri sport, la Formula 1, il tennis, il golf, il basket, e poi ci sono i film e le serie TV, sì. Corretto? È corretto, quello che è stato, questo lo faceva anche i due streaming TV Plus, cioè quello, il Canal Plus, quello che è il Canal Più, insomma la Tele Più in Italia. Lo facevano anche loro il calcio, ma non riuscivano mai ad andare in pareggio, hanno sempre chiuso in perdita, finché non se li è comprati Sky di Rupert Murdoch all'epoca. La differenza, cioè il fatto che poi Sky è stata la prima televisione a pagamento di questo paese a riuscire a chiudere dei bilanci in attivo, è che il calcio è come dire, la killer application, come dice, è la motivazione principale. Ma se il calcio se lo guarda solo il maschio di casa, che sia adulto o bambino, non è sufficiente a garantire la sopravvivenza, quindi ci volevano tutte le serie che invece hanno un pubblico molto più femminile di quello del calcio per come dire, concludere un'offerta grande, ampia, che andasse dal bambino al maschio adulto alla donna. Sì, perdonami punto, Francesco, Sky, ma questo perché, perdonami, questo perché Sky aveva il bouquet, cioè metteva insieme una serie di cose per farti pagare l'abbonamento, ma adesso che arriva Amazon e dice io compro le partite della Champions, per dire, o alcune partite, e poi te le vendo singolarmente perché ti costa meno, che ti frega di pagare 80 euro al mese per vedere tutto quando a te interessa vedere quattro cose? Mi paghi 10 euro e ti vedi quelle quattro cose. Credo che il modello di business di Sky forse è stato superato a questo punto. Esatto, questo è quello che sta accedendo. Diciamo, quello dal mio punto di vista, per l'analisi che abbiamo fatto, è che finora è andata così. Il business, il modello di business, come dicevi, sta cambiando. È cambiato, ma Netflix e Amazon hanno dei punti deboli molto forti. Sono passato, cioè mandano in onda fiction. Per potersi sviluppare devono avere quella cosa che era il motivo principale dell'esistenza della televisione e che poi è stato subito dimenticato, le dirette. Si parte dallo sport, quindi già Twitter aveva comprato delle partite di football americano, degli incontri di football americano. Adesso Amazon compra la Champions League, tra poco comprerà qualcosa per arrivare dove? Qual è la diretta vera, la diretta che poi guardiamo quando il presidente Conte andava a parlare del lockdown, aveva 20 milioni di spettatori e così il presidente della Repubblica a Capodanno. L'informazione. Allora, secondo me come scenario, noi immaginiamo un ingresso
di questi canali globali nell'informazione regionale, territoriale, localizzata, come si dice, però anche globale. Lo sviluppo potrebbe essere questo. Allora, chiudiamo, non perché so, sono 30 minuti che sono volati, come sempre. Saluto in studio a Milano la direttora, il direttore delle Fonti TV, Manuela Donghi, a cui fra poco do la linea, ma devo chiedere un'ultima cosa a Siliato, che è una provocazione, un flash come risposta. Quando i giornali stampati, i giornali, le testate giornalistiche, i siti internet, il giorno dopo utilizzano gli stessi dati che avete voi, no? Per fare le classifiche, dicendo ieri sera il programma più visto è stato l'Antonello Piroso Show perché ha fatto il 15% di share. In realtà non ci stanno dicendo niente, cioè il 15% di share, se non mi dici quanto è grande la torta, quali soggetti coinvolge, quante persone, spettatori ha coinvolto, io avrò pure Antonello Piroso Show vinto la serata, ma in realtà non sappiamo nulla. Cioè, mi dici lo share, quante erano le persone davanti alla TV, davanti allo smartphone, su Rai Play, su Mediaset Play, sui canali digitali, sulle piattaforme, attraverso Sky, non si sa. Però Piroso ha vinto la serata, è un bluff. Diciamo, manca il 100% in questo caso. Cioè, ecco. Il 100% sono quelli che erano davanti alla televisione in quel momento, e questo è un numero che si sa, che Audite ci dice, per dire, certo. In questi giorni siamo 25 milioni, perché l'inverno siamo stati addirittura 27 milioni in prima serata davanti a un televisore, nella media delle due ore. Sì. Quello che poi non ci dice è quelli che sono su Mediaset Play, Rai Play, quelli sono device, non sono più persone, però anche questo si sa. Ma non fa parte del 100%, quindi il 15% dello show di Piroso è nell'universo broadcast, diciamo. Poi c'è, sì, un universo internet in cui si sa qual è il 100% di device, eccetera, ma solo degli editori broadcast, e poi c'è un numero che non si sa assolutamente, che sono quelli che si stanno guardando Netflix, Prime, Civi, sì, TeamVision, esatto, eccetera. Finché non, bene, troviamo una metrica che mette insieme questo, non riusciamo ad andare molto lontano. Siliato, è un piacere parlare con lei, perché poi a me numeri, statistiche, percentuali, non ci capisco nulla, però sono appassionato e mi invitano, i numeri e le statistiche mi invitano a nozze. Ne riparleremo, grazie anche oggi a tutti coloro che ci hanno seguiti. Ci ha detto Siliato prima che dalle sue rilevazioni quelli che seguono questo spazio e tutte le fonti TV durante la giornata sono decine di milioni. Grazie Siliato di questa apertura di credito, non è vero, però... Diciamo, il nostro target, l'obiettivo di conquista è quello. Grazie a tutti, linea Manuela Donghi a Milano, buona giornata, domani.